Ciao Runner Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Un grande ritorno quello della Ten Style Challenge su questo canale. La prima volta me ne avete dette di ogni, tra chi si era entusiasmato tantissimo per questa sfida e anche per chi si era triggerato male per la battuta che avevo fatto su Dragon Ball Super, augurandomi persino la morte. E mamma mia ragazzi, state calmi, cosa fareste se vi dicessi che addirittura io metto la cipolla nella carbonara, eh? Comunque dopo questa rivelazione shock che è servita a inimicarmi tutti quanti romani qui presenti sul canale, andiamo quindi alla sfida di oggi. Il soggetto che ho scelto oggi è comunque un personaggio caratteristico della cultura nipponica, non importante quanto Goku per carità, però diciamo che anche lui ha il suo stuolo di fan accaniti. Sto parlando di Naruto, il nostro ninja preferito! Poi non so in realtà il ninja preferito di chi, perché il mio era personalmente Sasuke, però vabbè, per qualcuno sarà stato anche Naruto. Prima di andare avanti mi raccomando comunque lasciate un commentino qua sotto come una sorta di incoraggiamento, no? A darmi da fare, facendomi sapere se avete o no visto Naruto e nel caso qual è il vostro personaggio preferito. Naruto? Sasuke? Rock Lee? Stan Lee? Mi raccomando, fatemi sapere. Io nella mia vita non ho mai speso grandi cifre per i manga, perché se già inizi 2-3 serie in contemporanea sono bei soldi che partono, soprattutto se una di queste serie è Naruto e non finisce mai. Comunque ho acquistato i volumi e ho seguito la storia per molti anni, sin da quando ne avevo più o meno 13. Quindi sullo stile di Masashi Kishimoto diciamo ero un po' ferrata, non sono partita male male come avevo fatto per Dragon Ball. Ho simulato anche le pennellate tipiche della colorazione che faceva lui nel... Non so se la faceva proprio lui la colorazione, vabbè, comunque lui nelle copertine del manga. Pennarellate. Pennarellate, sì, sono Copic. Sorry. Sorry, mate. Poi però sembra tutto facile, ma arrivando al secondo stile ho proprio fatto una svirgolata e ho detto no, basta. L'altra volta tante persone mi hanno fatto notare come non sembrasse Goku in tanti stili diversi, ma solo tantissimi personaggi presi da altri contesti con i capelli di Goku. E allora stavolta mi sono proprio detta, voglio fare di meglio, mi impegno sul serio. E ci sono riuscita? Adesso lo vediamo. Tante persone mi hanno chiesto di fare qualcosa nello stile di JoJo. Io personalmente, lo ammetto, sono un ignorante, non ho mai seguito né l'anime né il manga. Però lo stile è molto particolare e si presta molto a una sfida del genere. Neri pieni, ombre tratteggiate, labbra prominenti e sopracciglia che hanno ispirato l'attuale corrente ad Ali di Gabbiano. Ho avuto non pochi problemi, lo ammetto, ad emulare lo stile dei capelli, ma vi assicuro che questa non sarà la prima né l'ultima volta in questo video, quindi abituatevi. Ma adesso andiamo al prossimo stile. One Piece. Mettere Naruto in un contesto del genere lo sapevo che sarebbe stato come disegnare Rufy con la bandana della foglia in testa e i capelli ossigenati. Qui che cosa possiamo vedere che c'è di One Piece? I neri pieni, forse le gengive evidenti, gli occhi sono quelli di Zoro praticamente. Però nel complesso Naruto in questo stile ci sta perché rispecchia proprio tutta la sua vera essenza. Sembra proprio il ragazzo della porta accanto. Medio good job per me. Ed eccoci qui, il mio punto debole. Volevo disegnare Naruto in stile Marvel, ma disegnare in stile Marvel, a parte alcune caratteristiche che sì, ovviamente si ripropongono, è come dire disegnare nello stile degli esseri umani. Non stiamo parlando di un mangaka principale e tante persone che lavorano per lui, stiamo parlando di un universo praticamente sconfinato, pieno di disegnatori, coloristi incredibili e anche ovviamente molto variegati tra loro. In questo specifico caso quindi io ho preso ispirazione da un disegnatore che a me piace moltissimo, che è Umberto Ramos, che è anche il disegnatore di cui vi avevo parlato l'anno scorso, che... Dove l'ho messi? Eccoci, questi qua, no? Che vi avevo parlato l'anno scorso di Champions, la serie nuova della Marvel. Questo era perfetto perché loro erano tutti adolescenti, proprio come Naruto. Quindi mi sono proprio tenuta sott'occhio tutti quanti i volumi così e ho detto, bah, vediamo. Eccolo quindi Naruto in questo stile. Praticamente un adolescente con la muscolatura asciutta, fighetto. Se avessi avuto 14 anni a quest'ora... Ma chi se lo ricordava più Sasuke? Guardalo. Cioè, è un bonazzo. Comunque, andiamo avanti. Che ho fatto qua? Avevo bisogno di un momento per tirare il fiato dopo tutti questi stili complessi. Quindi ho deciso di tornare tra le braccia di mamma Disney con un bel Naruto Gravity Falls style. Ah, beh, mi sono rilassata proprio come non mai. E tanto poi sono sicura che alla fine del video ci saranno persone che nei commenti scriveranno: ma il mio stile preferito è quello di Gravity Falls. Certo, è il più semplice, ci ho messo 10 minuti come l'altra volta, no? Che ho disegnato Goku in stile Ghibli, ho disegnato Goku in stile Disney, Goku in stile realistico. Poi il mio preferito è Adventure Time. Lo so, ma infatti due piccioni con una fava. Ci ho messo sia 10 minuti sia a voi piace tantissimo, quindi perfetto.
Bene, e adesso andiamo avanti. Chi adora lo stile dei Gorillaz? Io l'ho sempre trovato molto affascinante e in parte anche un po' inquietante, diciamo. Però mi è sempre piaciuto tanto il modo in cui loro hanno trovato il loro modo di distinguersi nel panorama dei video musicali e volevo dedicare loro questo piccolo omaggio. Ora, voi ovviamente direte, ma ci sta veramente Naruto in questo stile? Cioè, sembra davvero Naruto? Sì. Ma ci sta? Secondo me malissimo, sembra un adolescente, capito, di quelli che stanno in crisi con la vita, che non sanno che fare del loro futuro e si ammazzano di canne, che praticamente è tutto il contrario. Posso dirlo? No. Ma le canne, quelle di bambù, eh? No. No? Neanche di bambù? No. Sicuro? No. Secondo me no, è tutto il contrario di quello che è l'ideologia alla base di Naruto, quindi carino, però no. No. Comunque disegnarlo mi è piaciuto anche il risultato, forse questo è uno dei pochi di cui sono veramente soddisfatta, quindi. Ma adesso, prima che vi rilassiate troppo, andiamo al punto di non ritorno. Non vedevo proprio l'ora di mostrarvi in quale cavolo di anfratto mi sono andata a infilare. Tra tanti dei vostri commenti dai quali avrei potuto prendere spunto, io ho deciso di farmi del male e scegliere proprio quello che mi chiedeva di disegnare in stile Van Gogh. Giuro, non volevo, non so perché l'ho fatto. Pensavo che sarebbe stato facile, invece sono stata un'ora su questa creatura. Ho ringraziato ogni santo di essere arrivata alla fine, che poi tra l'altro è stata una fine autoimposta, perché avrei potuto andare avanti all'infinito. Accanimento terapeutico proprio. Mi voglio così male che vorrei quasi fare un video dove disegno soltanto nello stile dei grandi pittori del passato per vedere che cavolo viene fuori. Ma andiamo avanti, perché fortunatamente a questo seguono altri lavori di cui vado più fiera. Ed eccoci qui, tornati con uno stile un po' bartoniano, ma neanche troppo, ma in realtà sì, che sarebbe Don't Starve. Questo forse è uno degli stili che mi è piaciuto di più fare, perché mi piacciono moltissimo le linee tutte sporche, il tratteggio che predomina nell'immagine. Il risultato mi piace, non so se sono riuscita a personalizzare molto questo stile, perché ho ancora dei dubbi, sinceramente. No, Francesca, il risultato mi piace. Voto 10. Beh, sono soddisfatta. Soddisfattina, dai. Ma andiamo avanti. Ma mancano ancora due stili. Che fate? Siete ancora lì? E se questo video è un crescendo come sembra essere, o forse no, a giudicare dal Van Gogh, ma dovremmo aspettarci ancora di meglio, no? Andiamo a vedere. Quindi penultimo stile questo. Ho deciso quindi di omaggiare un'opera che è una sorta di orgoglio italiano, Monster Allergy. Centomo, Artibani, Barbucci e Canepa sono gli autori. E wait, perché adesso mi devo vantare. Un attimo che... Ed ecco i miei due mallopponi. La Deluxe Edition volume 1 e 2. Tra parentesi ringrazio Tunue che me l'hanno regalati l'anno scorso. Senza questo regalo non mi sarebbe mai venuta in mente l'idea, perché stavo davanti alla libreria a fare: che potrei disegnare? Quale stile? E poi boom, questi qui occupano tre quarti della mia libreria e mi c'è caduto l'occhio per forza. Dire che a me il risultato piace anche parecchio. Ho cercato di mantenermi più fedele possibile nello stile di colorazione e di disegno, anche se avessi fatto in modo diverso il naso e le orecchie, sinceramente dubito che si sarebbe capito che mi ero ispirata a Monster Allergy. Ma adesso, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo stile. Non eravate impazienti di vedere che cosa mi ero riservata per voi dopo l'ultima volta? Beh, ovviamente, no? E allora, visto che tanti di voi me l'hanno chiesto, ho deciso di fare finalmente Naruto nel mio personale stile. Ah, dai. Vediamo. Beh, che? Qual quadra non cosa? Quando ho realizzato per la prima volta questo disegno, che per inciso era nel video di ridisegniamo i miei disegni da piccola, tutti mi hanno detto: ma quello è Naruto, cioè ma quello è Naruto, è palesemente Naruto. Addirittura uno è sbroccato: tutto molto bello, ma plagiare così Naruto dal disegno alla storia, una parola per definire questo video può essere solo spazzatura. Confesso, basta, sì. Mettetemi le manette. Basta con tutte queste pugnalate al cuore. Comunque ormai dovreste averlo capito che io, arrivata al nono stile, già, cioè, sono sufficientemente stanca. Ogni volta cerco di inventarmi una scusa per il decimo stile e non farlo. L'altra volta era la gag di Dragon Ball Super che ha fatto arrabbiare metà della popolazione. E poi boh, niente, oggi è questo. Ennesima gag, haha, divertente. Andiamo avanti. Comunque, Rane Rospi, il video finisce qui. Io spero tanto che vi sia piaciuto. Vi regalo questa carrellata finale con tutti quanti gli stili che ho realizzato in questo video.
E vi invito a farmi sapere qua sotto con un commentino qual è lo stile che vi è piaciuto di più, se vi sembra che ci abbia azzeccato, insomma, fare i vari personaggi, e anche e soprattutto se nel caso c'è qualche personaggio o qualche stile che vorreste che io riproponessi in uno dei prossimi video. Ma piuttosto suggeritemi anche un modo per non stare 15 anni a lavorare su un solo video, perché nella vita ho anche altre cose da fare, tipo cucinare, buttare la spazzatura, pagare le bollette, guadagnare dei soldi e lavorare. Cucinare? A volte sì. No. Io vi ringrazio ancora moltissimo per aver visto il video fino a questo punto. Ringrazio anche molto TT che mi ha regalato questa bellissima maglietta con Calcifer, che in questo video non c'era lo stile di Ghibli, ma la prossima volta, se vi interessa questa maglia, qua sotto in descrizione. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao.